Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Ciao cari allievi, cari apprendenti miei, come state oggi? Bene, spero tutto proceda bene. Allora ragazzi, continuiamo con le nostre famose lezioni su, diciamo, di letteratura italiana. Per terminare con me, Ngomuni Yannick, il vostro tutor, per quelle lezioni. Allora, cosa prevede la nostra lezione di oggi? Oggi andremo avanti con il percorso di interpretazione che abbiamo cominciato. E oggi si tratterà di una fase più pratica, d'accordo ragazzi? Facciamo un po' di pratica per meglio capire in che cosa consiste l'interpretazione del testo narrativo. Allora, faremo, diciamo, una correzione del compito che vi ho dato, che ci consentirà di fare questa attività pratica, cioè diciamo i due compiti che vi ho detto di fare sui due testi letterari che vi ho detto di leggere e su di cui dovevate lavorare a casa, e poi approfondiremo con qualche, diciamo, esercitazione, qualche esercizio, sempre sui gli stessi testi, e poi verrà la conclusione della nostra lezione. Allora ragazzi, cosa abbiamo fatto insieme la volta scorsa? Ne parliamo. Abbiamo insieme visto, come l'ho detto prima, l'interpretazione del testo narrativo, e che ci ha consentito di fare una distinzione tra interpretazione e analisi, cioè qual è la differenza tra analizzare e interpretare, la distinzione che possiamo fare tra un'analisi di un testo narrativo e un'interpretazione di un testo narrativo. Abbiamo visto che l'analisi consentiva di, diciamo, mettere in rilievo le parti, i contenuti che possono essere tematici o, diciamo, i contenuti riguardo la forma, la struttura del testo o dell'opera narrativa. Allora che l'interpretazione consentiva di partire da questa analisi di tutti quegli elementi per poter, diciamo, tirare una conclusione o dare, diciamo, un punto di vista oggettivo, soggettivo vorrei dire, su quanto abbiamo letto, poter uscire dal testo o dal libro per, diciamo, metterlo in confronto, a confronto con quanto conosciamo già o la realtà in cui viviamo. Questo si tratta di interpretare l'interpretazione del testo narrativo. Ci ha anche consentito di vedere la critica tra l'autore e il lettore, quanto quello che l'autore scrive può influire sul lettore e in che modo il lettore riesce a interpretare quanto è stato disseminato nel testo letterario dall'autore, la relazione autore-lettore, che non è poco importante nell'interpretazione del testo narrativo, che va considerato con grande attenzione. E poi vediamo, abbiamo visto anche l'importanza della contestualizzazione nell'interpretazione.
perché non possiamo interpretare senza contestualizzare e diciamo il periodo in cui è nato diciamo il testo o l'opera, o contestualizzare anche con la nostra realtà, cioè mettere il testo o l'opera a confronto con la nostra realtà o la realtà dell'autore quando produceva la sua opera, e possiamo anche confrontare quelle due realtà, la realtà del passato in cui l'autore ha scritto o con la nostra realtà attuale, o può darsi che l'autore sia anche contemporaneo e ci consente di interpretare più facilmente il testo o l'opera che abbiamo letto. Evidentemente abbiamo anche dato un'occhiata all'aspetto di incontro e esperienza, l'incontro e l'esperienza che sono veramente importanti, che sono aspetti non trascurabili nel processo di diciamo cultura letteraria, nel processo di apprendimento letterario, perché non possiamo soffermarci evidentemente al testo. La nostra cultura generale, quanto sappiamo, la nostra esperienza globalmente è molto importante nel processo di interpretazione del testo letterario. Passiamo alla nostra, diciamo, fase didattica del giorno, che saranno, come l'ho detto, come l'ho accennato all'inizio, basato su attività pratiche. La prima attività pratica di questa lezione riguarda il testo, il nostro famoso brano L'Indifferenza di Michele, in cui si tratta di analizzare i tratti psicologici, la psicologia dei personaggi, e vedere nella nostra interpretazione quanto questi tratti psicologici che caratterizzano i personaggi si possano anche ritrovare nella nostra società attuale. Per avere una migliore idea, ragazzi, rileggiamo il nostro brano per rivedere, ripercorrere insieme la psicologia dei personaggi. E questo ci consentirà evidentemente di vedere se questi personaggi possono avere diciamo una psicologia paragonabile a quella dei delle persone nella nostra società attuale, nel nostro contesto. Allora, vi prego di essere attenti alla lettura, ragazzi, e di diciamo badare ai tratti psicologici dei diversi personaggi che sono nel nostro testo, e ne riparliamo alla fine della lettura. Silenzio. La paura della madre ingigantiva. Non aveva mai voluto sapere di poveri e neppure conoscerli di nome. Non aveva mai voluto ammettere l'esistenza di gente dal lavoro faticoso e dalla vita squalida. Vivono meglio di noi, aveva sempre detto. Noi abbiamo maggiore sensibilità e più grande intelligenza, e perciò soffriamo più di loro. Ed ora, ecco, improvvisamente, ella era costretta a mescolarsi, a ingrossare la tuba dei miserabili, quello stesso senso di ripugnanza, di umiliazione, di paura che aveva provato passando un giorno in un'automobile assai bassa, attraverso una folla minacciosa e lurida di scioperanti lo opprimeva. Non la terrivano i disagi e le privazioni a cui andava incontro, ma invece il bruciore, il pensiero di come l'avrebbero trattata, di quel che avrebbero detto
le persone di sua conoscenza, tutta gente ricca, stimata ed elegante. Ella si vedeva, ecco, povera, sola, con quei due figli, senza amicizie, che tutti l'avrebbero abbandonata, senza divertimenti, balli, lumi, feste, conversazioni, oscurità completa, ignuda oscurità. Bisognerebbe che li parlassi, da sola a solo, pensava attaccandosi all'idea della seduzione, senza Michele e senza Carla, allora capirebbe. Guardò l'amante. Lei, Merumeci, propose vagamente, ci conceda ancora una proroga? E noi, il denaro, lo si troverà in qualche modo. In che modo? Domandò l'uomo, con un mezzo sorriso ironico. Le banche, arrischiò la madre. Leo rise. Oh, le banche! Sì, chinò e fissò in volto l'amante. Le banche, sillabò. Non prestano denaro che contro sicure garanzie. E ora poi, con questa penuria di quattrini che c'è in giro, non ne prestano affatto. Ma ammettiamo che ne prestassero. Che specie di garanzia potrebbe lei dare, cara signora? Il ragionamento non fa una grinza, osservò Michele. Avrebbe voluto appassionarsi a questa loro questione vitale. Protestare, vediamo, pensava. Si tratta della nostra esistenza. Potremmo da un momento all'altro non avere di che vivere materialmente. Ma per quanti sforzi facesse, questa rovina gli restava estranea. Era come vedere qualcheduno affogare, guardare e non muovere il dito, tratto da Gli indifferenti di Alberto Moravia. Eccoci giunti alla fine della nostra lettura del primo testo su cui dobbiamo lavorare. Si trattava all'inizio, ragazzi, di identificare la psicologia dei personaggi, i tratti di psicologia dei personaggi presenti in questo testo e vedere in che modo sono paragonabili a quelli della nostra società odierna. Allora, possiamo dire che i diversi personaggi quali sono? Quali sono i personaggi? Abbiamo la madre, sì, perfetto. Oltre alla madre, chi altro? Abbiamo Leo Merumeci. E chi è Leo Merumeci? Bravissimo, Leo Merumeci è l'amante della madre, l'amante. Chi non capisce amante? Un amante è qualcuno che ha una relazione con un'altra persona e generalmente questa amante significa qualcuno che è in relazione con un'altra persona che è sposata. Può essere un amante di un uomo sposato o un amante di una donna sposata o un amante di un uomo che è vedovo, no? O una donna che è vedova, si dice amante, d'accordo? Leo Merumeci è l'amante della madre. Oltre a Leo Merumeci abbiamo Michele, il figlio della madre, e poi abbiamo Carla, ma lei non interviene. E poi, cosa possiamo dire per i tratti di psicologia dei personaggi? Abbiamo i tratti psicologici dei personaggi. La madre, com'è la madre? La madre è una donna che è molto preoccupata dalla sua immagine, dal suo status sociale. È l'unica cosa che importa per lei, lo status sociale, essere ben vista. Lei non bada tanto alla propria dignità, finché sia ben vista importa.
lei si preoccupa più dello stato sociale a scapito della sua dignità, tanto che lei è pronta a tutti i sacrifici possibili per conservarli, cioè conservare lo stato sociale e la sua immagine. Vedete un po', è una donna che possiamo caratterizzare di vanitosa. E poi Leo Merumeci è un po' sarcastico, no? Insensibile, perché da amante dovrebbe essere in grado di meglio capire la donna, la madre, ma si mostra, diciamo, un po' egoista, sarcastico al limite, con un po' di ironia amara, se possiamo caratterizzare il suo atteggiamento così. E poi c'è il figlio Michele, che è particolare, questo figlio. Michele è assolutamente indifferente alla misera della madre, se fra virgolette misera, alle preoccupazioni della madre, è indifferente, è apatico e poi freddo al limite, per dire che per lui è come se niente si trattasse, di fronte a lui non se ne preoccupa, siamo d'accordo. E lo vediamo, tutti sono tratti di psicologia di persone che forse avremo nella nostra vita incontrato, o diciamo di cui abbiamo avuto, diciamo, informazioni o idea. Può darsi anche che in un film contemporaneo, no, troviamo persone che si comportino come Michele. Sono cose di ogni giorno che vediamo. E come lo diciamo, l'uomo non si può veramente capire, e poi i tratti psicologici degli uomini non passano gli anni, siamo sempre gli stessi. Ci educhiamo, siamo forse più corti, ma l'uomo rimane lo stesso. Dunque sono caratteristiche che si possono anche indurre nella nostra società attuale facilmente, con le cose che viviamo, la cattiveria, la scortesia, l'indifferenza della gente, e poi l'industrializzazione, la modernizzazione ha anche, diciamo, enfatizzato questo carattere dell'uomo che si allontana dall'uomo. Anche le nuove tecnologie che vengono veramente a distanziare l'uomo dall'uomo. Dunque, si possono evidentemente verificare questi tratti psicologici dalle persone oggi, anche l'aspetto della madre che vuole assolutamente conservare le immagini, cioè le apparenze, e oggigiorno lo vediamo, tutto è apparenza, tutti vogliono parere invece di essere, tutti vogliono, vediamo anche con, diciamo, i social network oggigiorno, tutto è numerico, e quello che mostriamo nello schermo, nelle nostre pagine, possono essere WhatsApp, Facebook, tutto quanto, non raffigura realmente, diciamo, quello che siamo, che viviamo. C'è una cultura dell'apparenza, una cultura di come vogliamo essere visti e non come siamo. Dunque sono tratti che si possono confermare facilmente, si possono, diciamo, trovare facilmente nella società odierna. Questo ci consente di passare al nostro secondo caso pratico, la nostra seconda attività pratica sul nostro testo che conosciamo anche, Secondo giorno mattutino di Umberto Eco. Qui proveremo a confermare attraverso un'interpretazione. Prima di interpretare bisognerebbe che, diciamo, rilevassimo elementi che confermino questa ipotesi, perché dobbiamo dimostrare che il testo rappresenti un ambiente religioso con molta fede. E poi vediamo se nella società attuale sia il caso. Allora, leggiamo, ragazzi, anche questo testo, e state attenti a elementi che possono servirci, aiutarci a confermare che il testo mette in rilievo una vita religiosa, diciamo, improntata da tanta fede, in cui c'è una vera fede, diciamo, una grande densità di fede, fede religiosa, evidentemente, fede religiosa. Ok, quella notte
fummo svegliati da coloro che percorrono il dormitorio e la casa dei pellegrini, suonando una campanella, mentre uno andava di cella in cella, gridando il Benedicamus Domino, a cui ciascuno rispondeva Deo gracias. Guglielmo e io ci attenemmo all'uso benedettino. In meno di mezz'ora ci apprestammo, per favore, ad affrontare la nuova giornata. Quindi scendemmo in coro dove i monaci attendevano posati a terra. Recitavano i primi 15 salmi, sino a che non entrarono i novizi, condotti dal loro maestro. Quindi ciascuno si assise nel proprio stallo e il coro intonò: Domine labia mea aperis, et os meum annunciabit laudem tuam. Il grido salì verso le volte della chiesa, come la supplica di un fanciullo. Due monaci salirono al pulpito e diedero voce al Salmo 94. Venite exultemus. E qui seguirono gli altri prescritti e io provai l'ardore di una fede rinnovata. I monaci erano negli stalli, 60 figure rese uguali dal saio e dal cappuccio, 60 ombre a malapena illuminate dal fuoco del gran tripode, 60 voci intese alle lodi dell'Altissimo. Ed udendo questo commovente concerto, vestibolo alle delizie del paradiso, mi chiesi se davvero l'abbazia fosse luogo di misteri celati, di illeciti tentativi di svelare e di cupe minacce, perché essa invece ora mi appariva come ricettacolo di santi, cenacolo di virtù, reliquario di sapienza, area di prudenza, torre di saggezza, recinto di mansuetudine, bastione di fortezza, turibolo di santità. Dopo sei salmi, iniziò la lettura della Sacra Scrittura. Alcuni monaci ciondolavano per il sonno e uno dei veglianti della notte si aggirava tra gli stalli con una piccola lampada per ridestare chi si fosse addormentato. Se qualcuno veniva sorpreso, in preda a soppore, per penitenza, prendeva la lampada e continuava il giro di controllo. Quindi riprese il canto di altri sei salmi, tratto da Il nome della rosa di Umberto. Ecco ragazzi, finita la lettura del nostro testo, proviamo a rispondere alla domanda di sapere se questo testo, metta in rilievo aspetti molto religiosi, rinfacciando una fede religiosa profonda. Sì, in effetti il testo mette in rilievo un ambiente religioso ben organizzato. E chi dice organizzazione dice fede e crederci in quello che facciamo, in cui le adorazioni, le preghiere e le lodi sono comuni. Si risente la presenza di una grande fede tra i membri dell'abbazia e in particolare dal narratore. Si risente dal narratore questa grande fede, dalla sua recitazione, dalle sue emozioni, da quello che prova, come lui ce lo fa capire, no? Si risente che lui ha una grande fede, ha una grande passione per la questione religiosa. E oggigiorno ci sono tante chiese sparse nel mondo, sì.
ci sono tante chiese sparse nel mondo, ma si può dire che la fede non sia la cosa più condivisa in quelle chiese, perché ci sono tante chiese che nascono di giorno in giorno, la maggioranza con un fine, diciamo, più economico che religioso. Dunque è difficile dire che questa fede che si risente dalla lettura del nostro brano si possa ritrovare oggigiorno in tutte le chiese sparse nel mondo, forse poche. E questo si giustifica in effetti attraverso diversi scandali religiosi che scoppiano ogni giorno, di giorno in giorno abbiamo scandali religiosi nelle grandi chiese in cui si pensa ci sia una fede particolare. E le molteplici chiese che danno la meglio ai soldi a scapito della fede e del bene per gli altri. Questa fede che si trova, diciamo, nel testo e nei detti dei personaggi e soprattutto del narratore è qualcosa di importante che se si trovasse in tutte le chiese sarebbe forse più interessante. Ok. Finita l'attività pratica, passiamo a, diciamo, questo esercizio. Si tratterà solo di rispondere a due domande riguardo i brani che abbiamo appena letto per approfondire la nostra interpretazione. Allora, abbiamo letto insieme il brano L'indifferenza di Michele. Riferendoci allora a questo brano, secondo voi, se voi foste stati nei panni della madre, quale sarebbe stata la vostra o le vostre prime preoccupazioni? La risposta è libera, La risposta è libera. Sì, chi può dire qualcosa? Sì, interessante. La prima preoccupazione forse sarebbe stato di, preservare la dignità della famiglia. Preservare forse la dignità della famiglia. Ma lasciandovi tempo di riflettere, passiamo alla seconda domanda. Alla luce del testo secondo giorno mattutino, dite se secondo voi una vita religiosa piena di fede sia la soluzione per migliorare il comportamento delle persone oggigiorno e limitare le liti. Riprendo la domanda. Alla luce del testo secondo giorno mattutino, dite se secondo voi una vita religiosa piena di fede, fede vera, profonda, sia la soluzione per migliorare il comportamento delle persone, cancellare anche i divieti, oggigiorno, e limitare le liti. Per la domanda 1, al posto della madre, come voi avreste agito? Se fossi stato nei panni della madre, mi sarei prima preoccupato della mia dignità e dei miei bambini. In effetti, sarebbe forse stato l'elemento più importante da preservare lì, la sua dignità di moglie e di madre, assolutamente, perché l'immagine che vuole mostrare ai bambini non c'entra per la loro educazione, non c'entra con la buona immagine che ci vuole per una madre, per l'educazione dei bambini. Allora, per la domanda 2 riguardo il testo secondo giorno mattutino, sì, benissimo, questa ipotesi mi sembra interessante, vediamolo insieme, è un vostro compagno che l'ha detto. Lui dice, secondo me il ritorno a Dio e a una vita di fede è la chiave per curare l'essere umano dai suoi vizi e portarlo a una vita migliore, di pace. Se tutti ci si potessero dedicare, il mondo se ne troverebbe migliore. Lui, per riassumere, dice che la cultura della fede religiosa può salvare l'uomo dai suoi vizi e permetterlo di evitare le brutte cose e vivere meglio. E forse se tutti fossero impegnati in una fede in Dio, nella credenza in Dio, in profondità forse le cose andrebbero meglio e forse il male, la cattiveria non ci sarebbe più nel mondo, forse, d'accordo? Ok, allora ragazzi, eccoci giunti alla fine di questa
lezione e per portare questa lezione a buon fine abbiamo sfruttato molti elementi come per esempio l'analisi del testo letterario nell'articolo e poi abbiamo dato un'occhiata anche al programma ufficiale di educazione letteraria del MINESEC e poi evidentemente abbiamo sfruttato il volume Il nome della rosa di Umberto Eco e Gli indifferenti di Alberto Moravia. Per la prossima lezione ragazzi cominceremo insieme l'attività di lettura di un'opera letteraria integrale e si tratterà del deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Unategesi mategeyop, unatege minga mategenyum, unatege majang mategendom, manetambia ninyane njubyayen, ngani bana mategemot, ngani lakiri wategendong, esetina bia dinkido, manetambia ninyane njubyayen, tamtama mote tamzabike, Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia ninyane injubyayen